pezzi, mi vedo che sono appena sveglia. Hello guys! Perché sei bellissima. I'm sorry for my English subscribers, but I decided that from now on I'm gonna do the videos in Italian. Only because I think I will be more spontaneous from my point of view, because otherwise I have to think what to say, in which way I'm gonna say it, and also me and him, we're always talking in Italian, of course, so yeah, it's a bit more difficult. And and since I don't have a lot of subscribers yet, I think I will do this swap, this change. But if you wanna continue follow me, you can also use the subtitles. Yeah, it's a thing that I've been thinking for like days, and I think I made this decision. Okay, so oggi è brutto. Oggi è brutto tempo, come sempre. Non c'è l'estate qua in Olanda. 16 gradi. Mentre sì. In tutto il resto d'Europa si muore di caldo, a parte nel nord. Lui ha due magliette e la camicia, io ho tipo il gilet in cotone, il giubbotto. Tira un vento che dio. Piove e volevamo andare a un mercato, andremo a un mercato se c'è, nel senso qua dovrebbe esserci perché sono abituati a questo tempo. Quella signora c'ha il piumino. Io sono con abbinamento gatto. Prego signorina. Io ho una t-shirt bianca, questo gilet fatto a mano da una pagina Vinted, che se volete vi lascio il nome qua, e la mia gonna, che è appunto il mio Pride and Joy, è una gonna di jeans lunga di Levi's o Levi's, e pagata 20 euro, ma è nuova. E poi nei piedi metterò le Nike Cortez. Io c'ho questa bellissima camicia che ho comprato non so dove, forse me l'hai comprata te, mia. Sotto bella magliettina che richiama i colori della camicia, double, perché come abbiamo detto è abbastanza freschino. Questo bellissimo marsupio, ho comprato a Zurigo, il mio porta tutto. Poi dopo c'ho pantaloni della Levi's e io mi sono dimenticato di una parte molto importante, del mio cappellino che Mia mi ha gentilmente donato. Carino, no? Ma più che altro la cosa che mi fa impazzire di questo cappello è, vabbè, guardate adesso che quanto messo così, è il cinturino. Wow, che mi fa impazzire così in cuoio. Mia c'ha questo giubbottino di jeans che l'ho obbligata a comprarlo quando eravamo a Berlino. Non mi ricordo assolutamente la marca, però non importa, è bellissimo. È 24 colors. Comunque, borsa Ugg. Anche questo affare su Vinted. Affare se volete su Vinted. Vedere quando la unboxo, potete seguirmi su TikTok. Esatto. E niente, vera pelle. Ugg. Scusa Vinci Bacco, non ti avevo visto. Beh, che ride, io che ho ammazzato il gatto e lei. No, lo tagliamo. E per concludere. Ah, l'ho detto, Cortez.
Hai già detto? Sì, dette anche fare Gump shoes. Those must be comfortable shoes. I bet you could walk all day in shoes like that and not feel a thing. Hello. Hello. L'ultima volta che sono stata qua era con mia mamma e ci siamo fermati qua all'Amsterdam Tulip Museum, che entri e c'è lo shop, ovviamente da vedere, gratuito, molto carino se volete portare dei souvenir. È un po' diverso dal classico XXX olandese, perché è tutto ovviamente a tema tulipani, fiori, eccetera. Potete anche comprare i bulbi. E poi c'è il museo a pagamento se volete visitarlo. Noi ci siamo solo fermati allo shop, però molto carino. E piove. Oggi così, bombe d'acqua e poi nuvole, basta. Cioccolata calda al 21 di luglio. Questo qui è un posto che raccomandiamo, se venite qua da Amsterdam, perché è un posto super local, quindi come vedrete ci saranno produttori di formaggi locali, chi vende anche macellaio, quindi salumi, salsicce varie, e frutta e verdura e ovviamente fiori. Quindi se passate, tra l'altro è in super centro, è 10 minuti a piedi da casa di Anna Frank e la stazione è 7 minuti a piedi dal di qua. Lunedì dalle 9 alle 13, sabato dalle 9 alle 4. Esatto, e probabilmente metteremo qui o qui o qui da qualche parte il nome del posto. Però potete leggere anche qua dietro. Mi sono rimasta a prendersi una focaccina. 3,50€. Però è buona. Io ho qui un cas, non lo so, tipo pasta sfoglia al formaggio e una focaccia che è una bomba a mano, dopo ve la farò vedere. Cosa hai visto? Del caffè. Macinato al momento. Esatto, ero un pochino scettico all'inizio perché qua è... o trovi il caffè buono, o trovi delle brodaglie che sono delle cose imbevibili. Il caffè buono a 5 euro per un espresso. Promette molto bene. Ma vuol dire che non c'è scritto il mio nome? Ma di gacco. No, va benissimo. Oh, ho qualcosa per le case, io vado giù di testa. Thank you.
abbiamo fatto il nostro giro, situazione capelli sempre peggio, e tra l'altro siamo venuti perché volevamo fare colazione in questo banco che vende tipo tutti i funghi, tutte le... Ma ce ne avrà tipo una trentina di funghi diversi. Tutti i tipi di funghi. E c'è anche una piccola parte dove ti fanno il toast, tipo French toast cotto nel burro, e dopo ci mettono tutti questi funghetti, se vuoi anche l'uovo, il formaggio, insomma tutto di produzione propria, dal pane all'uovo, ai funghi, a tutto. E oggi non c'era. Mannaggia. Hanno dei bei banchetti vintage che credo ci siano solo il sabato, non il lunedì. Lunedì c'è solo cibo. E avevamo trovato un bel po' di cosine, ma... Sì, siamo stati bravissimi a non comprare. Prezzi abbastanza alti. Niente, col vintage è così. Già, ogni tanto va, ogni tanto non va. È una mucca. Andiamo verso casa perché mangiare in giro vuol dire spendere almeno 50 euro. Esatto, o se no per spendere poco di andare nei posti, come posso dire, mangiare patatine già fritte. Esatto. E no, grazie. Si sta velando. Allora siamo qui al supermercato perché oggi è il pasta day e sono contentissimo che qui c'è la rummo. Costa leggermente di più rispetto da noi, però c'è un sacco di varietà diverse, anche le tagliatelle, le lenticchie rosse. O ci facciamo uno gnocchetto. Di pesto? Si va di fusillo. Bel giorno d'estate. Questa è l'unica cosa che ho comprato, e c'era questa ragazza che faceva tutto in casa, ovvero saponette, spray, deodorante, qualsiasi cosa, e le ho comprato un sapone che fa un profumo buonissimo. Il brand credo sia Moon Water, infatti è Organic Artisan Apothecary. E gli ingredienti sono olio d'oliva, olio di cocco, shea butter, olio di burro di karité, olio di lavanda, olio di geranio e Amsterdam honey, di miele olandese. E io vado matta per queste cose fatte in casa, che si vede che sono artigianali. E niente, face and body. Ci siamo comprati anche questa focaccia, che è una roba paurosa. È molto 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 buona, e soprattutto perché è bella untina sopra, e anche perché c'è quel tocco finale di acido che caratterizza proprio l'impasto con lievito madre. E c'è anche Piumino che approva. Beh, dato che è tardi, pranzo sul divano, pasta al pesto, grazie rummo. Grazie rummo. Taste test. Approved.